L'idea del centro oncologico nasce da un'idea che attualmente noi col senno del poi possiamo definire un pochettino ingenua, poi vi spiego perché. Ossia che diagnosticando precocemente i tumori si riuscisse a migliorare la prognosi. Dico ingenua perché ora sappiamo che per alcuni tumori è vero, particolarmente mammella e cancro del colon dell'utero, per altri tumori tipo polmone, stomaco, pancreas non è assolutamente vero, cioè l'anticipo diagnostico non migliora la sopravvivenza. Allora si pensava che per qualsiasi tumore un anticipo diagnostico, solo che gli strumenti diagnostici ovviamente negli anni 50 erano estremamente limitati, per cui uno dei più, diciamo, anche dei più efficaci, dei più fini, era la ricerca per esempio di piccoli noduli mammari, no? Che poi andavano biopsizzati, analizzati e quindi il centro oncologico faceva soprattutto una sonologia clinica con visite alle mammelle. In parte anche un po' di ginecologia preventiva, quindi pap test, esame del colon dell'utero, queste cose qui, e proprio in quest'ottica, no, di arrivare alla diagnosi precoce. Quando ho iniziato io, era un'attività prevalentemente di prevenzione, diciamo primaria. Io ero assistente sanitaria e quindi mi occupavo, di prevenzione dei tumori dell'utero, della mammella, dell'utero facendo fisicamente, materialmente il pap test. E della mammella seguendo le visite. Poi man mano l'attività si è evolta, ci siamo staccati da Cremona e praticamente l'attività di prevenzione è sempre andata avanti, modificandosi chiaramente perché col passare del tempo poi i pap test venivano eseguiti dalle ostetriche e io avevo più che altro un compito di coordinare l'attività del centro. Quando siamo partiti erano circa la metà degli anni 90, eravamo ancora in un momento in cui nell'oncologia ci si credeva ancora molto meno. Diciamo che era una specializzazione non molto ambita né riconosciuta perché così eravamo visti molto come medici che portavano a casa degli insuccessi e gli insuccessi ovviamente non fanno piacere a nessuno. Direi che oggi uno dei problemi o dei limiti che ha l'oncologia o dei limiti che hanno i medici che si occupano di oncologia è di far capire quando è il momento di fermarsi con le cure oncologiche, perché questo è un argomento ancora molto delicato e questo lo capiamo perfettamente, molto scottante, dove non si è mai pronti, e questo anche questo è chiaramente comprensibile. C'è un'estrema variabilità nell'accettazione della patologia da parte dei pazienti. Ci sono anche tutta una serie di corsi preparatori per tutto il personale che segue queste patologie che può essere fatto e che deve essere fatto, e una componente però personale che è quella diciamo, di empatia e di capacità di percepire anche alcuni segnali che il paziente può mandare in maniera più o meno volontaria, che quella è però personale, devo dire, e dipende dall'operatore. Quindi c'è una quota che è sicuramente aiutata, una quota della formazione che può essere aiutata da dei corsi, poi però c'è una quota personale, quella secondo me è difficile da trasmettere con Immagino. alcune. Dagli anni 80 in avanti, forse 85, gli internisti come il dottor Previdere, come me, non andavano più bene, nel senso che erano nate delle nuove conoscenze, erano nate delle nuove tecnologie e una persona sola da riferimento non andava più bene. Cioè non si poteva fare la cardiologia ad alto livello, la pneumologia ad alto livello, la nefrologia ad alto livello, non si poteva più. Per cui ci volevano dei medici che si interessassero solo e bene della cardiologia, solo e bene dell'oncologia, no, dall'oncologia lasciamo stare che viene dopo, solo e bene della pneumologia, da cui sono nati all'ospedale di Crema, ma credo in tutto.
tutti gli ospedali d'Italia e forse anche del mondo, i reparti specialistici, dove c'erano dei medici che si interessavano e si specializzavano in quella sola parte che riguardava la loro specialità, gli venivano messe a disposizione attrezzature, dovevano acquisire le conoscenze, imparare tecniche, e per cui facevano le cose ad un altro livello rispetto a quello che facevamo noi. Per cui le medicine a poco si svuotavano, soprattutto di malati importanti, per cui a grandi linee erano destinate a diventare delle geriatrie o delle lunghe. Ecco, infatti leggevo proprio su quel testo che il rischio era concretamente era questo. E allora, se non si voleva andare a finire così, ogni reparto di medicina avrebbe dovuto ritagliarsi un gruppo di malattie o di patologie su cui fare particolarmente riferimento. E qui a Crema questo riferimento è stato fatto sull'oncologia. Per come la vedo io, la medicina generale è la medicina del futuro, nel senso che l'epidemiologia, cioè la tipologia degli ammalati che si presenta in ospedale, è sempre più quella di malati complessi, di malati con molte patologie, di malati anziani, di malati con problematiche di natura sia sanitaria ma anche non solo sanitaria, e sempre più questo diventa un motivo importante di accesso alla porta dell'ospedale. E quello che dicevo, perché è una medicina del futuro? Perché questi sono i pazienti e perché la complessità degli ammalati è sempre maggiore. Quindi l'evoluzione tecnologica immagino che non si l'evoluzione sia mai fatta. L'evoluzione tecnologica è stata una cosa incredibile in questi ultimi anni, perché si è passati appunto dallo sviluppo al manuale, allo sviluppo automatico, allo sviluppo digitale. Sì. E questo anche in tutte le apparecchiature, perché prima bisognava stare vicino al paziente e tenerlo fermo così. Dopo, passando alle nuove tecnologie, con l'amplificatore di brillanza, anche per noi tecnici non bisognava più stare lì, cioè si stava lontano, 2,5 metri, 3 metri, in una gabina isolata, cioè con tanto di vetrata si vedeva il paziente, però eravamo diciamo coperti dalle lezioni, cioè praticamente le lezioni non prendevamo più, tranne in rarissimi casi o per tenere un bambino che era grave oppure per tenere dei pazienti particolari, allora lì mettevamo su camice di piombo, guanti di piombo e si teneva. Una soddisfazione sì. Che ho avuto, sì. In ospedale a Crema c'era il professor Franco Colombo. Questo professore poi, quando ha smesso a Crema, sì. È andato in Africa, sì. E ha chiesto a Rotary se poteva avere un tecnico di radiologia per far imparare a Rotary, scusi? Perché ha chiesto a Rotary? Il Rotary è una... Associazione sì. Qui a Crema, sì. Che aiuta, cioè subentra in tantissime cose, e una di quelle è stata quella di aiutare il professor Colombo. Quindi finanziare questo progetto. E infatti sono arrivato giù in e quindi Africa. ha chiesto se poteva avere un tecnico radiologo. Sì, no, ha chiesto proprio Rossetti Emilio, ero io. Sì, perché avevamo una confidenza, una collaborazione molto pratica proprio, e, sì. E allora volevo che ci andassi io. Sì. Negli ospedali, lì non è che venivano ricoverati i bambini. Quando veniva ricoverato un bambino, non veniva ricoverato solo il bambino, arrivava anche la mamma, arrivava anche il papà. Il papà se ne stava fuori all'esterno dell'ospedale, e la mamma invece era lì vicino al bambino. Se aveva altri fratelli, dentro anche loro, e quindi le cose diventavano... Quindi un mondo completamente diverso. Sì. Io non so che alle 10 di mattina, 10 e mezza mattina, uscivo con i pacchetti di caramelle, no? La prima mattina erano in 4 caramelle. La mattina dopo, porco caro, sono 7-8, allora vado ritorno indietro, prendo l'altro pacchetto e do anche ancora quelle. La terza mattina esco, ne erano 9:25, non ho caramelle, allora non sono uscito, me ne sono rimasto...
prima di essere rimasto dentro. In radiologia, tanto per dire, come si dice, erano apparse nuove tecnologie per cui non si lavorava più al buio, tanto per dire, gli stomaci attraverso lo schermo, si andava a vedere attraverso lo schermo fluorescente, no? Era già comparsa la catena televisiva, che dava sì un'immagine analogica, ma permetteva al radiologo di operare al chiaro e soprattutto distante dalla fonte radiogena. Io sono entrata veramente nel 78 col tirocinio ospedaliero, che allora era d'obbligo per la radiologia per un anno. Noi gli anestesisti avevamo un tirocinio di un anno, mentre le altre specialità avevano 6 mesi. Non si è capito il perché, ma così era. Per cui ho fatto il 78 in ospedale a Crema in radiologia come tirocinio. Era un requisito per poter poi accedere ai concorsi e diventare medico ospedaliero. Sono partita che c'erano solo i raggi X, che per la verità quello c'era. Incominciavano veramente in alcune realtà anche vicine a noi, tipo Treviglio, arrivare gli ultrasuoni, c'erano arrivati l'ecografia. Però era ancora considerato una cosa molto particolare, non si sapeva bene cosa ci poteva dare, c'era la medicina nucleare, quella c'era, a Treviglio c'era comunque la medicina nucleare, però diciamo era sempre radiazione. Poi quasi subito è arrivata l'ecografia anche a Crema, perché penso già nell'80, devo dire un po' per merito mio, perché ho molto insistito col mio primario, che era il dottor Iori, che voleva la medicina nucleare a Crema, e io ritenevo che la medicina nucleare ci servisse a poco e ci avrebbe dato parecchi problemi, perché era difficile la gestione della medicina nucleare anche dal punto di vista pratico. Ero stata invece a un corso a Verona sull'ecografia e mi ero resa conto che l'ecografia aveva delle grandi prospettive diagnostiche, per cui ho proprio un po' insistito. Poi grazie al cielo il centro tumori di Cremona, qui eravamo anche collegati, aveva dei soldi da spendere su Crema e così ci ha comprato un ecografo, ed era già un buon ecografo, cioè non erano più gli ecografi di prima generazione che effettivamente non davano grandi soddisfazioni, era già un ecografo moderno, era un ecografo americano commercializzato dalla Siemens, molto buono e già con sonda di superficie, per cui abbiamo già incominciato anche a fare tiroide, mammella e così via. E lì è partita l'ecografia negli anni 80, quindi anche a Crema. Dopodiché è arrivata la TAC, non mi ricordo più, ma poco dopo, presumo, che però sono sempre radiazioni ionizzanti, ma anche la TAC ha cambiato il mondo, il panorama della diagnostica per immagini. Fino a pochi anni fa l'unico modo per studiare le coronarie era la coronarografia, che è un esame invasivo che viene eseguito in cardiologia. Adesso abbiamo la possibilità in pazienti selezionati di andare a vedere senza una manovra invasiva, quindi solo con l'utilizzo della TAC, com'è lo stato delle coronarie e quindi decidere se il paziente può non fare la coronarografia oppure in caso contrario verrà poi inviata, ovviamente inviato dal cardiologo per le cure del caso. In anatomia patologica, contrariamente se vogliamo a quello che succede in altri rami della medicina, la professionalità e l'esperienza dell'operatore comunque hanno ancora di gran lunga la prevalenza sulla tecnologia. È vero che prima ho detto siamo passati a delle indagini più sofisticate, però non dimentichiamo che la morfologia comunque è non solo il punto di partenza per giungere a una diagnosi. È chiaro che la preparazione e la conoscenza dell'operatore ha sempre notevole importanza e notevole peso, anche perché se non c'è un buon operatore le metodiche successive che si fanno chiaramente non avrebbero valore. Senza la morfologia non si può fare anche tutto quello che viene dopo, quindi l'anatomia patologica rimane sempre l'anatomia patologica di un tempo che rappresenta il punto di partenza per giungere a una diagnosi, dopodiché tutto il resto viene dopo questo, però sicuramente l'anatomia patologica avrà una sua crescita.
anche perché la ricerca è in evoluzione continua, è inarrestabile. Basti vedere la bibliografia che esce, non ce la facciamo a leggerla a stare al passo, ma anche libri appena usciti, subito dopo è già in arrivo la nuova edizione, quindi per cui il mio lavoro è in crescita qualitativamente soprattutto, e quindi la crescita che io vedo più che quantitativa è soprattutto qualitativa, per cui le dico quello che mi disse la mia professoressa della scuola di specializzazione prima di andare in pensione. Dice: Lorena, il futuro del patologo sarà un lavoro a casa, basta avere un computer a casa collegato con l'anatomia patologica, per cui con un pezzettino piccolissimo di tessuto le tecniche lo processano, allestiscono il vetrino, te lo scannerizzano e tu da casa fai la diagnosi. Il personale tecnico deve gestire gli strumenti, ma gestire gli strumenti non vuol dire semplicemente carico la provetta e poi va per i fatti suoi, no? Tutto che lo strumento deve essere operativo, ma ogni giorno viene fatto un controllo di qualità, sì. Nel senso che noi dobbiamo essere sicuri che i risultati che rilasciamo quel giorno lì devono essere ovviamente dei risultati accurati, cioè il più possibile vicini al valore vero della persona. Questo passa attraverso un controllo di qualità che viene fatto tutti i giorni, una o due volte al giorno, a seconda delle strumentazioni che usiamo, se per la routine, per le urgenze. Il controllo di qualità ci permette di dire: ok, quegli esami qua oggi vanno bene, quindi la seduta può essere fatta e può essere approvata. C'è tutto un sistema di controllo che spetta al tecnico fare, il laureato, tra virgolette, di settore, ok, deve sorvegliare queste cose, se ci sono degli interventi da fare, deve proporre che cosa fare al tecnico, no? E quindi si costruisce il tutto, no? Per arrivare al prodotto finale che per noi è il referto da dare alla persona, da dare all'utente. Noi ci occupiamo della prevenzione, della diagnosi e della cura del diabete di tipo 1, sì. Quindi di quel diabete che sostanzialmente deve essere assolutamente trattato con insulina, perché i pazienti non producono insulina, del diabete di tipo 2, quindi quel diabete che invece in genere arriva più avanti con gli anni, che spesso è legato al sovrappeso, ai disordini alimentari, ma non necessariamente. Trattiamo il diabete gestazionale, sì. Quindi quella forma di diabete che arriva durante la gravidanza, che poi generalmente scompare durante la gravidanza. Ci occupiamo anche in maniera abbastanza, diciamo, limitata, ma comunque abbiamo un ambulatorio del piede, perché sappiamo che i pazienti diabetici hanno questa problematica legata alla possibilità di avere ulcere o lesioni a carico dei piedi. Facciamo tantissima terapia educazionale per quanto concerne l'automonitoraggio, quindi le nostre infermiere sono infermiere dedicate che istruiscono i pazienti su come e quando fare il controllo della glicemia a domicilio, educazione di tipo alimentare, abbiamo anche delle dietiste dedicate, ed educazione in termini di terapia, soprattutto quando si tratta di terapia insulinica. Già nell'89 era attivo praticamente il discorso del centro, così, non come adesso, non con l'organizzazione che si è, direi, distillata nell'arco degli anni, e c'erano anche meno pazienti, c'era per fortuna, c'era questa. La vostra collaborazione con l'ospedale come si esprime? Dunque, con loro abbiamo un rapporto proprio sempre diretto, abbiamo anche una postazione che è vicino proprio al centro, dove è sempre presente un nostro volontario, postazione che ci è stata concessa proprio dalla direzione generale e così via. Noi cosa facciamo? Facciamo comunicazione più che altro, facciamo istruzione quando ci viene qualcuno anche in associazione dove abbiamo una sede specifica a chiederci qualche delucidazione. Non facciamo mai niente di terapeutico, perché chiaramente in quel caso rimandiamo ovviamente alla situazione, direi, degli specialisti,
Direi che mi trovo molto bene, anche perché quando ci sono degli altri controlli da fare, controlli di routine tipo l'oculista, sì, l'elettrocardiogramma, mm-hmm, tutte queste cose, pensano lì al centro a prenotare, e quindi usciamo di lì già con l'appuntamento, con l'impegnativa pronta. Quindi senza dover, sì, costringere a fare sì. A novembre ho fatto quella del cardiogramma. E adesso qui a agosto quella della vista, ma hanno preso tutto l'occhio, no, quella degli occhi l'ha presa Marina, perché bisogna andare di sopra, venire qui all'ospedale e venire di sopra, ma cardiogramma e così, e pensa tutto loro al centro. Vabbè, ma per lei Marina, perché è accompagnata magari da me, invece io che sono autonoma, insomma, non ho questo di questa, sì, necessità, sì, ecco, quindi certo, esco dal centro con tutto prenotato, con l'impegnativa in mano, insomma, e quindi è parecchio comodo. L'obiettivo è quello di garantire un utilizzo ottimale delle risorse farmaceutiche secondo una medicina basata sull'evidenza a supporto dell'attività clinica assistenziale diagnostica dei reparti, tenendo sempre presente anche quelle che sono le risorse economiche assegnate. Il nostro team attualmente è costituito da 5 farmacisti dirigenti, un farmacista borsista, un coordinatore, 3 infermieri, 5 amministrativi e 10 operatori tecnici. Tutte le nostre attività ad oggi, come nel passato, sono sempre state ispirate a criteri di efficienza, a criteri di efficacia, di sicurezza, ma anche di economicità, in coerenza con quelle che sono le strategie aziendali e le regole regionali